Torino il Giubileo si apre ai giovani. In occasione dell'apertura della Porta Santa alla Chiesa del Cottolengo, l'arcivescovo Cesare Nosiglia ha chiamato a raccolta decine di giovani volontari. Ho letto questa proposta del vescovo, dell'arcivescovo, a fare questa opera di volontariato e mi ha colpito, allora ho detto vado. Ci sono qui per fare volontario al Cottolengo, è la prima volta che lo faccio e penso che mi lascerà molto dentro sicuramente. Io sono Francesca, ho 19 anni e sono qui per aiutare all'accoglienza delle persone che dovranno venire qui a mangiare. Ci sono sia i VIP, diciamo, le autorità della città e della regione, che stanno pranzando insieme a numerose persone meno fortunate. A dare il benvenuto ai poveri, giunti per il pranzo nella piccola casa della Divina Provvidenza, hanno pensato i ragazzi del coro Hope. In inglese vuol dire speranza, perché appunto il credo che ci accomuna a noi cantanti o aspiranti cantanti è quello di portare appunto un po' di musica e quindi un po' di speranza a tutti gli eventi a cui partecipiamo. Aprire la Porta Santa, ha spiegato Nosiglia, significa entrare nella realtà delle povertà che qui al Cottolengo trovano casa. E un grazie infine lo ha rivolto soprattutto ai volontari. Se si muove l'esercito dei giovani, che non sono tanti, ma se si muovono veramente sul piano anche del servizio, della carità, dell'impegno verso i più poveri, possiamo dare una risposta molto più forte, molto più appropriata. Anche loro in parte sono poveri perché non trovano lavoro, non trovano a volte sbocco, non dobbiamo dimenticarlo. Però io credo che ognuno che è in condizioni difficili può aiutare altri che lo sono più di lui.